Eisenstein, credo che si debba pronunciare così, ma perché utilizziamo quella, diciamo, alla tedesca verrebbe diversamente, ma è stato a sua volta censurato. Io ho pubblicato qualche anno fa in una rivista un dialogo molto interessante dove siamo, noi pensiamo naturalmente alla corazzata Potemkin, eccetera. Fra l'altro quella scalinata ora è vietata per ragioni militari a Odessa, va bene. Ma Ivan, il film su Ivan IV Grozny, detto il terribile, che non è un epiteto tanto gradevole, diciamo così, è un film il cui succo è Ivan, lo zar spietato, che combatte contro i grandi signori, i boiardi, no? Stalin e Molotov convocano il regista e dialogano con lui sulle singole scene e gli dicono: non hai messo sufficientemente in rilievo l'elemento positivo dell'azione che Ivan svolgeva storicamente in quel momento. E il regista si difende, controbatte, in parte interviene. Questa si chiama censura, no? Non saprei usare un altro nome. Ma il fatto interessante qual è? Che questo artista crede talmente nel potere al quale ha legato la sua arte, il suo nome, da accettare questo scambio. Questo fenomeno è un fenomeno unico. Poi il film rimane un grandissimo film. Stalin pare che se lo sia visto e rivisto un sacco di volte, poi gli piaceva moltissimo. Stalin lo apprezzò molto, miracolosamente. Ma perché riteneva che quella fosse una lettura giusta di una tappa terribile della storia russa. A margine possiamo dire che Ivan IV poi era un personaggio molto interessante. Credo che non sia molto noto il fatto che un grandissimo esponente della Compagnia di Gesù, che si chiamava Antonio Possevino, un gesuita coltissimo che ha scritto opere fondamentali, andò a Mosca per trovarlo, incontrarlo, per mettersi d'accordo contro i luterani. Direi che è interessante anche per noi, come dire, la diplomazia vaticana giustamente è erga omnes. In quel caso non si mosse direttamente, mandò un grande esponente della Compagnia di Gesù che pensava di avere in Ivan IV un interlocutore interessante, ortodossi e cattolici contro luterani, va bene. Dopodiché le cose andarono come andarono, ma questo ci riporta a valutare quel personaggio storico in maniera non demonizzante, ma in maniera storica. La mano leggera da quelle parti non c'è mai stata. Direi di no, non mi pare che sia poi molto cambiato, no? Come semplicemente lettore di... Giusta propria principia, bisogna capire il mondo. La storia appunto di Eisenstein dice proprio questo, che lui è entrato, morì giovane, molto giovane, che si barcamenò sempre e ebbe la fortuna per Ivan il Terribile. Io non sapevo che lui avesse discusso, questo non lo sapevo, però che Stalin apprezzò molto il film, perché evidentemente, banalmente parlando, si identificò con però altri, c'è un film, il Prato di Benshin, che è stato completamente distrutto. C'è un film di Eisenstein che non esiste più, è stato completamente... Ma anche perché appunto diceva Luciano, adesso ti chiamo così, pian piano passiamo. Tu lo segnalavi, no? Nel senso che poi comunque c'era una censura anche rispetto ad autori che in teoria davano una forma cinematografica e lavoravano sull'estetica di una rivoluzione. Ma questo direi che è tipico dei grandi tornanti. Se noi guardiamo la Francia del 1793-94, c'è una mobilitazione di ingegni, artisti, cantanti, poeti, drammaturghi che abbracciano la rivoluzione e fanno arte politica, ma la fanno convintamente, quindi alcuni dei loro prodotti sono grandi, va bene, perché è una rivoluzione vera. Poi lungo la strada succede di tutto, ma per tornare al caso della Russia di quegli anni, un grandissimo è Bulgakov, va bene, ed è celebre perché è addirittura registrata e pubblicata in vari studi la telefonata
che Stalin fa a Bulgakov, il quale non riesce a portare sulla scena nel teatro di Mosca sue opere drammaturgiche e sta per decidere di andarsene in Occidente. Stalin lo chiama al telefono, lui rimane sconvolto, non crede, pensa che sia uno scherzo, invece no, guarda, e gli fa una domanda: ma lei, perché si davano sempre del lei anche all'interno del partito, cosa secondo me anche sintomatica, era di scuola tedesca questo uso, lei pensa veramente che un artista russo possa creare fuori della Russia? Lui dice no, allora vedrà che potrà mettere in scena il suo dramma. E fu messo in scena, è paternalismo questo, però è un contatto diretto con un'arte di cui si capisce la grandezza. La guardia